Cos'è successo? È malato? È malato, per questo ha mandato te? No. No, lui... Lui questa volta non è potuto venire perché è stato... Arrestato? Ma cosa ne sa? Lo lasci parlare, cos'è successo? Glielo dica. Glielo dica. Lui è stato arrestato. Cosa? No, non può essere. Flor, Flor, tesoro, per favore, vieni. Cosa lascia mi vuoi spiegare? Che mio padre mi ha mentito per tutta la vita, che è un bugiardo, un disonesto? O mi vuoi dire che è stato arrestato ingiustamente? No, no, ingiustamente no. Ma tuo padre ha avuto dei problemi con la giustizia. Per questo è stato via per tanto tempo. Lui voleva venire, ma evidentemente non ha potuto. Però quello che voglio che tu sappia, tesoro, voglio che tu sappia che non è un delinquente. No! Te lo giuro, sul serio. Non so cosa sia successo ora, in questo momento, precisamente. Per questo mi ha chiesto di venire a trovarti. Lui vuole che tu sappia tutta la verità. Ecco così, mettiti comoda. Grazie. Ecco. Sì, però non guardare il disordine e la polvere. Che no, c'è? No, no, sono sicura che è tutto pulito, tutto ordinato, no? Sì. Non sai com'era, poverina. Mi ha fatto una pena, era per strada, sola. In più, per poco, non la investo. Le hanno rubato tutto, Federico, pensa, anche la giacca. Poverina, meno male che si è salvata. Sì. Non ti ha detto dove vive? No, non ha potuto dir niente perché non ha fatto altro che piangere, poverina, per tutta la strada. Permessa, Paloma, devi sapere che Mattias mi ha raccontato tutto quello che ti è capitato. Devo dire che sono rimasto molto colpito. No, beh, sono cose di tutti i giorni, credo. Sì, io avrei un'ottima idea di come farla pagare a chi abusa delle povere cieche. E per favore, povera cieca, no. Prima di tutto sono Paloma. E poi sono povera e poi sono cieca. Sì, perdonami, io sono un po' brusca a volte. Sì, sì, scusami ancora una volta, vuoi che avvisiamo qualcuno? Vuoi chiamare sì, tu? Sì, vuoi. Mi piacerebbe, ma non ho nessuno io. Come? Vuol dire che vivo sola. Bene. Santo cielo. Non fate quelle facce, ci sono molte ragazze che vivono da sole, no? Mi piacerebbe passare dal bagno a lavarmi le mani, è possibile? Sì, certo. Sì. Aspetta al tavolino. Vai, passa, vai. E stai attenta, Bene, me ne vado anch'io, Sì, ne approfitto e vado a preparare la playroom per la festicciola, Bene. Mi dispiace tanto vederla così, no? Perché deve essere una ragazza sola. Non deve avere neanche qualcosa da mangiare, niente. Hai ragione. Vado a dire ad Antonio di prepararle una zuppa. Giusto. Ma perché succedono queste cose a me? Che cosa ho fatto di male, Fatine? Mi va tutto male. Non Io so, non me lo sì, merito. In un certo modo è lui ad avere lo la colpa. Lo so che è lui ad avere la colpa, è un bugiardo, ma lo sai il bene che volevo al mio papà? Dicevo che era il mio orgoglio, la mia bandiera, la persona più morale so, del mondo. Lo so, per favore, aspetta. Lui ha avuto paura. Cerca di capirlo, è come se non avesse avuto la forza di affrontarti. Ma non posso capirlo, mi ha mentito, mi ha ferito. Non gli è mai importato niente di me. Florencia, per favore, non dire così. Sto attraversando il peggiore momento della... Nessuno sta parlando con lei. Scusate, il signore? Sì, mi perdoni, scusi. Mi chiamo Carlos, sono lo zio di Flori, il fratello di Eduardo. Di il fratello di quel traditore. Ti prego, lasciami Eduardo, parlare basta, adesso. Non c'è nient'altro da dire. Scusatemi, perdonatemi, per favore, prima di tutto, molto piacere. Secondo, che cosa succede qui? Di che si impiccia lei? Sono cose di famiglia, se ne rende conto? Non puoi rivolgerti così a tuo zio. Te lo dico non per... Si intrometta. No, perdonami, Flor, ma io penso che tu debba ascoltarmi adesso, perché vengo da parte di tuo padre. Guarda, non so cosa stia immaginando tu, ma io ti posso assicurare che non c'è niente tra Florencia e Pedro. Ehi, Franco, aspetta, non sono gratis. Ciao, l'offerta di oggi. Un fiore per un bacio. Che bello, un fiore. Mi piacciono. Lo sapevo che ti piaceva. Sì, tutti tranne questa. Bene, lo cambiamo. Vuoi cambiarlo? Va bene. Mi dai un fiore decente, per favore, alla Tutti mia amica, i miei fiori non piace. Sono decenti, lo sai bene. La tua amica si chiama Luciana. Luciana, che bel nome. Bene, scegli quello che vuoi. Questi? No. Voglio questo. Ah, ti piacciono le auto? Adoro i motori. Tieni. Grazie. No, di niente. Bene, io me ne torno a casa mia ora. No, perché? Che fretta hai, no? Aia! Aia! Cosa fai? Sei impazzito?
fatto? Ma che fai? È quell'idiota di mio fratello che ancora non sa bussare alla porta. Bene, perdonami, ma io ho dimenticato di bussare alla porta. Che ne so, non sapevo che c'eravate voi. Però ora basta, ascoltami. Cretino, cosa Federico, vuoi? È a casa o è fuori? È di sotto, perché me lo chiedi? Deficiente. Perché ho uno spettacolo con la mia band, sai, ma uno spettacolo. Ma che mi importa della tua band? Vai via, vattene, grazie, ciao. No, vai. No, hai visto com'è pazza mia sorella, sì, eh? No, una pazza. Ci sono cose che non vedo, però. Ma non lo importa. Vedi? No, lascia, va tutto bene. Perdona, lei è un idiota. Ma questa casa è peggio di un albergo, c'è un sacco di gente. Sì, anche troppa, direi. Beh, io me ne vado, non ti preoccupare. No, non lo dicevo per va te, bene. Bene. Me ne vado. Ah, aspetta. Quel ragazzo è quello che mi ha salvato, Mattias. È carino. Sì, è carino. Ha gli occhi chiari, i capelli castani, un viso da bambino. No, non so, un ragazzo normale, che ne so io? Ah, no, io mi è sembrato per la voce è anche bella. E tu hai un ragazzo? No, non ho un ragazzo. Andiamo? Ah, aspetta, mi vorrei pettinare. Devo essere sì. Un disastro, no? Tieni. Oh, grazie. E lei cosa ci fa qui? Ha perso qualcosa? Sì, un nipote. Non lo vedo qui. Eh già, lo so. Solo vengo a dirti che continuerò a cercarlo finché non lo troverò. Cosa pensa di fare? Il pellegrinaggio di Santiago col suo bastoncino? No, non ti preoccupare, mia cara. Ci sono persone giovani e sane che possono camminare per me, che hanno occhi sani, che vedranno bene per me quello che è stato nascosto. Va bene, vada e cerchi le persone giovani, gli occhi giovani, e vediamo se l'aiutano a trovare il nipotino, nonnina. Chi è che sta aiutando la vecchia? Entrate e ricordatevi che qui niente smancerie o abbracci, se no vi mando via a pedate. Ah, che stupido che sei, Thomas. Occhio come trattate Thomas, Beba, che? Non vedi che dobbiamo stare dalla stessa parte? Senti, abbiamo molti punti in comune. Noi siamo entrambe donne, brune e siamo abbastanza in carne. No, sai che non me ne ero resa conto? Puoi andare, ma attenta a come tratti Thomas, se no divento una tigre, capito? Ragazzi, le lattine sono aperte perché ogni 5 tappi mi danno un bicchiere di Spider-Man, capito? Anche io lo volevo. Ecco qua. Che bello. Date anche dei ricordini o c'è solo la pentolaccia in questa che festa? Che stupido. Sul serio, ci vorrebbe qualche pagliaccio per animarla. Ma che ti importa, Deretà? Andiamo, importa solo che questa festa capiti a proposito per il debutto della band di Flor. Ah, che bello, ci cantano una ninna nanna. Ma perché non te ne torni no, a casa? No, non voglio che vi mettano in prigione, Cos'è questa immonda riunione di mocciosi tutti schierati? Santo cielo, che odore di bambino che puzza! Ma i bambini sono tanto carini, l'allegria della vita, no? Sì, l'allegria della vita di una stupida! Stupida! Fate passare, per favore! Stupida! Bene, qua è tutto a posto. Sì, ma Federico è già uscito. No, ancora no. Si può iniziare? Sarà possibile? Quanto tempo ancora resterà a parlare con lo zio? L'avresti dovuta vedere, era completamente fuori di sé. Io ti giuro che se quel tizio la fa soffrire, io ti giuro che lo prendo per il collo e... Cosa? Anche tu l'hai fatta soffrire, non dimenticare. Federico? Cosa? Hai visto cosa c'è nella playroom? Sembra di stare in un gallinaio impazzito. Che cosa pensi di fare al riguardo? Stai tranquillo, è tutto sotto controllo. Va bene, andiamo a vedere le culle? No, è tardi. Poi andiamo domani, per no, favore. No, è la tua risposta definitiva. No. Non andiamo a vedere le culle per il bambino. Non andiamo avanti con il matrimonio perché non mi aiuti. Federico, non posso continuare a fare tutto io. Sto provando ad occuparmi di molte cose, ma non posso continuare a fare tutto da sola, Delfina, lo capisci? Ascolta, non posso, già, non so, posso, perdo la concentrazione, riguarda, non ti rendi conto? Delfina, cosa c'è? Ti volevo presentare Paloma. Delfina, la fidanzata di Federico, Paloma. Ciao, piacere. Tu sei... Sì, sono cieca. Bene, molte grazie per tutto, io me ne vado. Ti servono delle monete per... No, ho bisogno di sapere dove sono, perché so che non sono lontana. In che strada andiamo? No, vieni, ti accompagno io in auto. Va bene, grazie. No, aspetta, per favore, resta ancora un po'. Ma perché dovrei rimanere? Per poterti riprendere un po'. Signore? Cosa c'è? La zuppina è calda. Ah, bene. Vi chiamano per mangiare, va bene, vado. No, sì. Non ci chiamano per mangiare, questa zuppa è per te, per metterti in sesto dopo lo spavento. Grazie. Però non ho bisogno dell'elemosina della gente ricca. No, ma Paloma,
stai equivocando, non ha niente a che fare. Io non ho niente a che fare con tutto questo, quindi me ne vado, grazie di tutto. Aia. No, che fai? Per favore, fermala che non sa dove... Sì, sì. Scusami, amore mio, ma... Che cosa vuoi? Ma la... La non vedente, da dove è sbucata? Non lo so, chiamala ingenuità o debolezza, che ne so io. Il fatto è che si è messo con quei malviventi e non ha più saputo uscirne fuori. Ha dovuto fare quello che gli chiedevano. Li ha aiutati a introdurre della roba senza permesso sulla nave. Non mi dire più niente, già me lo immagino. Il mio papà ha adorato un contrabbandiere da 4 soldi. Hai ragione, ma ha scontato la sua condanna o no? Eh? Ti è venuta a trovare, ti ha detto tutto, Flor. Tutto cosa? Ma se a me non ha detto una parola. Ma questa è un'altra storia. Mi ha detto di aver ricevuto una lettera molto dura, che l'ha fatto star male, si è vergognato, ha avuto paura e allora è scappato. È scappato? Ha avuto di nuovo problemi con la polizia, per questo no, l'hanno arrestato. Non è così, non è così. Ma non lo difendere. Lo so che tu stai male, ma cerca di capire cosa voglio dire. L'hanno portato al commissariato, l'hanno trattenuto, ma per fare delle indagini e basta, magari perché non succede niente. Perché sei venuto, zio? Sono venuto per dirti un'altra verità che Edoardo nasconde nel suo cuore davvero da molto tempo. Una verità? Vuole che tu lo sappia. C'è un'altra verità? Mi ha mentito su qualcos'altro? Che cosa devo sapere, zio? Cosa devo sapere? Flair, sono arrivati i ragazzi! E questa bambina così bella? E sono Roberta, un'amica di Flor. E lei chi è? Io sono... Mio zio. Da. Ah, tuo zio. E non è venuto per portarla dal suo papà, no? No, no, mio zio non mi porta da nessuna parte. Stai tranquilla, Robertina. E, bene, facciamo una cosa. Andiamo a cantare, a ballare, a spassarcela. Tanto qui non è successo niente, no? Sì. Posso venire andiamo con voi? Andiamo a divertirci. Tu fai quello che vuoi, zio, ma ora esci che mi devo cambiare. Sì. Paloma, aspetta. Ti prego, per favore. Paloma, non volevamo offenderti. Aspetta un secondo, per favore, aspetta. Sono stanca. Sono stanca di sentirmi compatita e che mi trattino male come se fossi una mendicante. Hai ragione, perdonaci, scusa. Scusaci, è che tutti noi siamo imbranati e non sappiamo come fare e reagiamo così con te. È facile. Tu sei magro, grasso, cosa sei? Biondo, bruno, io tutte queste cose non le vedo. Sono cieca. Però sento e penso come voi. È vero, è così, hai ragione, hai assolutamente ragione. Ti porgo le mie scuse, è un bene che voi ci insegnate come trattarvi. Va bene, perdonami. Perché non mi permetti di accompagnarti in macchina? No, mi piace camminare. Beh, perché non lasci che ti accompagni camminando? Va bene. Ma solo se quando arriviamo non mi fai l'elemosina. Scherzavo. Ridi, scherzavo. Sì, va bene, sì. Hai freddo, vero? Sì. Mi hanno rubato anche la giacca. Beh, senti, ti do la mia. E non lo faccio per pena, eh? Lo sto facendo perché sono un cavaliere. Grazie. Andiamo? Sì. E così Mattias ha incontrato una cieca per strada e l'ha portata qua. Ma dove crede di stare? Alla corte dei miracoli? Vita mia, parlando del nostro matrimonio, come pensi di fare? Io sono super oberata, non posso fare tutto, ho bisogno di un wedding planner. Te lo ripeto, wedding planner. Ho capito. Perché vuoi un organizzatore di matrimoni? Così, perché ne ho bisogno, amore mio. Tu cosa ne pensi? Ne ho uno top of the world. Solo che è carissimo. Bene, contatta uno meno caro, allora. No, anima mia, io mi voglio sposare una sola volta nella vita. Non mi pare giusto. Secondo me non dobbiamo stare a guardare il centesimo. E poi io mi merito il meglio del meglio. E tu anche, ovvio. Bene, contatta il più caro, allora. Ah, fantastico! Lo vado a chiamare perché non incontri altre spose nel frattempo. Federico, cosa ci fai qua? Non dovevi andare a scegliere una culla con Delfina? Non dovevi sì, ma alla fine non mi va di andare. Ah, perché? Qual è il problema? Problema? No, no, niente. Non so, niente. No, 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 niente. Federico. Tu stai bene? Sì, sono nel mio giorno migliore. Lo sa, mi diverto un mondo. Anzi, mi schiaffeggio per non ridere troppo, perché ho timore che mi si raffreddino i denti. Lei non doveva uscire? No, no, me ne dovevo andare, però...
Cos'è questo interesse di tutti oggi perché io vada a comprare la colla? Perché qualcuno è interessato. Interesse? Non ci posso credere. No, la mia preoccupazione è legittima. È che penso che magari lei dovrebbe allenarsi a muovere la culla, perché può capitare che in un dato momento lei spinge il bambino e lo perdiamo, salta fuori dalla finestra. Beh, forse lei ci penserei. Beh, me ne vado nella playroom perché sì, ho delle cose da fare. Andiamo. Ops. Carlos, io vorrei sapere se posso parlare con lei un momento. Basta! Prendi questo! Ah, lasciate i cuscini! Guarda, se non la smettete vi prendo a bastonate! È tutto sotto controllo, tutto a posto, stai tranquilla, Peppa, stai tranquilla. Oh, grazie, mamuccino mio, grazie tanto, mio caro. Dolcezza, io ti voglio mangiare come un biniella, bravo mio, ne qui. Bene, le mie corde vocali sembrano un violino accordato, vero? Amore mio, non vuoi che ti dia del latte caldo col miele? No, preferisco vocalizzare bene, professionalmente. Non è che canterai un elefante si dondolava e tutte quelle fesserie. Niente a che vedere, senti, la band di Martin è fortissima. Già. Ehi, che mancanza di rispetto, per quanto ancora dobbiamo aspettare? Andiamo, ragazzi, forza! Cominciate! 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 Smettetela di gridare subito! Subito! Ma che state facendo? Ragazzi, Federico resta a casa, quindi non possiamo cantare, niente spettacolo. No, ma amore mio, ma io muoio se non ti vedo cantare. Per questo tante storie. No, lo spettacolo si farà, aspetta. Flor, cosa c'è? Come non si fa lo spettacolo? Questo non è serio. Lo so, è che ho il morale sotto i piedi. Sono contenta che non si faccia, perché sì, sto male. Anche io sto male. Cosa? Ma che vi prende? Perché siete così tanto depressi? Per mio padre. Cosa è successo a tuo padre? Beh, rimandiamo a più tardi la riunione dei padri. Ora li vedete tranquilli. Ma erano delle belve scatenate. Meglio se mi aiutate, perché non li sopporto, eh? Aspetta! Beba, tu ci devi aiutare. Io? Adesso che ne stiamo parlando mi sono ricordato che io ho una macchina da corsa in garage. Ma sì? Dai! Sì, ce l'ho un'auto da corsa in garage. Ma non la guido, non sono un pilota. Ma è vero, ce l'ho. Ah, io impazzisco per le auto da corsa. Davvero? Sì, dovresti imparare a pilotarla così mi porti in giro una volta. Beh, se me lo chiedi così, sì. Inizio a vincere gare, salgo sul podio. Ehi! Me ne devo andare, devo fare alcune cose. Però ci rivediamo. Beh, vado a lavorare se non mi licenziano. Bene, ciao. Tieni, non scordare le chiavi dell'auto. Ciao. Ciao. Come stai? Bene. Per te ti festeggio. Perché? Cosa ho fatto di bello? Niente, oggi sei bellissima. Tutto qui. Grazie. Ragazzi, scusate se vi interrompo, però dobbiamo andare a provare, Nata. Dove andiamo a provare? Se l'inquilino ci lascia, nel capannone. Oppla. È la mia casa. Sì, sì, è casa mia. Sai, io non vorrei essere irrispettoso, però non ti è mai capitato di entrare per sbaglio a casa di un vicino? No, io sono abituata perché quando torno dal lavoro vengo camminando sola e quando avevo un lavoro. Perché ti hanno licenziato? Sì, mi hanno licenziato. È molto difficile per una persona come me avere un lavoro. Immagino. E in più mi derubano. Però, ma se tu vuoi che io ti aiuti, ti posso aiutare con il discorso del lavoro. No. Io non ti racconto tutto questo perché mi stai aiutando, ma perché mi ispiri fiducia. Ti ispiro fiducia? Sì. Beh, grazie. Io comunque te lo dicevo sul serio, eh. Non era nessun... Scusami. Sì. Pronto? Cosa c'è, Franco? Sì, non c'è problema. E ci vediamo tra un po', sì, aspettami. Ok. Bene, ciao. Scusa, eh. No, va bene. Tu sei sicura di non aver bisogno di niente? No, non ti preoccupare. Grazie di tutto, eh. Bene, ci vediamo. Sì. Ah, aspetta. Tu hai gli occhi chiari? Sì. Sì, come l'hai capito? Intuizione femminile, non sbaglio mai. Beh, allora ci sentiamo. Ciao. Beh, Edoardo mi ha raccontato a proposito di lei, a proposito di Flor. Ecco, a dire la verità, mi ha detto tutto. E lui è preoccupato. E anche io. Mi immagino di sì.
Deve essere molto preoccupato, però... Immagini anche che se io non sono la persona indicata perché Flor sia felice... Sì, sono la persona indicata, perché mi si spezzerà il cuore se le dovesse succedere qualcosa, mi capisci? No. No. Vediamo, cos'è che vuole dirmi? Quello che le voglio dire è che dal suo arrivo Florence è abbastanza turbata e io non mi voglio fare gli affari suoi, però... Mi perdoni, ma è successo qualcosa ad Edoardo che io non sapevo. Cos'è questo rumore infernale? No. Allora, aspetti, le chiedo scusa. Yes! Bisogna slaggiare, forza slaggiare, polizia generale! Come ti viene in mente di entrare nel mio studio senza permesso quando sono in riunione? Come mi viene in mente? Come? La signora Greta mi manda a pulire lo studio per lasciarglielo pulito perfetto. Perché sono entrata? Perché se non lo faccio viene la signora Greta e mi solleva di peso a me. E poi devo sopportare tutte le porcherie che mi dice in inglese. Tedesco, ti parla in tedesco! Tedesco o non tedesco, io non ce la faccio a capirlo. Andiamo a parlare nel salone, per favore, no, mi scusi. No, no, e sa perché anche nel salone si sente la musica. Senza musica non pulisco, nella sa? Nella cucina le pare sì, adatto? No. Nella cucina. Anche in cucina c'è musica. Io senza musica non pulisco, ah, fuori. Esatto, okay, fuori okay. Si può parlare, non sarete disturbati. Andiamo fuori. Andiamo fuori. Sì, forse è meglio. Andiamo. No, scusi. Che ognuno prende il suo cappellino. Toma, c'è una bene. Cosa che io non capisco. Non facciamo lo spettacolo perché Federico è a casa. E perché ci mascheriamo allora? Per animare un po' la situazione. Altrimenti sembra un funerale. Bello. Di dirigenti di insecchiti. Un orrore. Per favore, controlla le tue regressioni compulsive da asilo, eh? Siamo persone adulte, Flor? Ma che hai? Mi prendi in giro? Io ti conosco e so perfettamente che ti divertiresti moltissimo. Non è fantastico, gnò Martin? No. Rilassati un po' e godiamoci questa festa. No, è solo che è un po' teso. Oh, santo cielo, non c'è nessuno che si occupi di questa casa. Sono tutti morti, sarà possibile? Devo sempre andare io. Che vergogna, che vergogna. Salve, Malala. Ah, Saldivar, che piacere vederla. Adesso. Sì, entri. Mi ha portato quella cosa? Sì, ho tutto qui. Perfetto, meraviglioso. Si ricordi bene che la vecchia non deve sapere assolutamente niente di tutto questo, sì, è chiaro? D'accordo, che d'accordo. Cosa non dovrei sapere? Non capisco perché non sia venuto Edoardo. Io capisco la sua preoccupazione, Federico, e gliene sono grato. Però stia sicuro che lui non vuole causare nessun danno a Florencia. Però che ne sappiamo? A volte le cose vanno così. Non si possono controllare, no? Credo che lei capisca quello che intendo dire. Sì, però la situazione è diversa. È un'altra cosa. Florencia stravede per suo padre e io non posso pensare che... Il problema è che, sa... Florencia aveva un'immagine sbagliata del padre. Voglio dire che lei lo venerava e lui, ecco, l'ha delusa. Sì, però io non riesco a capire cosa possa essere così grave. Federico, disgraziatamente questo è molto più grave di quello che pensa. Le dico solo che quello che è appena successo è una sciocchezza rispetto a quello che dovrò dirgli. Per questo io in realtà... Che vuole che le dica? Io non so cosa fare. Non so se fare quello che mi ha chiesto mio fratello o lasciare le cose come stanno. Senta, io non lo so, ma non capisco cosa possa essere così grave perché una figlia non possa perdonare gli errori di suo padre. Questo è il problema. Edoardo non è il padre di Florencia. Mi capisce ora? A dire la verità, Edoardo non sa chi sia il padre biologico di Florencia. Margherita, l'unica cosa che gli disse è che era un uomo sposato. Povera Florencia. Come soffrirà quando scoprirà tutto questo, poverina? Sì, certo, è questo il punto. Io le dico che quanto più penso a tutto l'accaduto, più dubbi ho, perché io non so, non... Che ne so, io non me la sento di dare un dolore così grande a Flor. Senta, Carlos, io non mi voglio intromettere in questioni familiari o nelle sue decisioni, però vorrei mettere in chiaro che Florencia odia le bugie. Sì, questo lo so, e per questo è uguale a sua madre. E poi, personalmente, credo che non meriti un'altra bugia nella sua vita. Se Edoardo a volerle raccontare questo non lo può fare per ragione di forza maggiore, credo che dovrebbe farlo lei. Sì, lo so, però vede, Federico, è tanto difficile per me, se ne rende conto. Sì. Però lei ha ragione. Flor ha il diritto di sapere la verità, così io le prometto che voglio cercare il momento giusto per dirglielo. Non so, ma spero che tutto vada bene. Anch'io spero che tutto vada bene.
Ma oltre a questo, conti su di me per qualsiasi necessità, d'accordo? Grazie, Federico. Niente, mi sono solo un po' innervosito tutto qui. Cosa c'è? Un attacco di panico da palcoscenico. Succede a tutti i pivelli che si danno aria d'artisti. Senti, io... il mio panico lo lascio sul divano del mio psicologo. Invece a te voglio lasciare un bel pugno in faccia. No, ragazzi, adesso basta! Smettetela un minuto! State zitti! Calmati! No. Lasciami fare, Beppa! Dominica Roberta! Venite qui sopra! Venite tutti qui sopra e ci diamo una calmata. Andiamo a cantare, ecco, andiamo a ballare, ci divertiremo un mondo. Però io prima devo risolvere una cosetta. Ascolta, carino, tu ti tranquillizzi e ti metti a ballare, sennò ti prendo a pugni in faccia, mi è capita? Sì, va bene, tranquillino. E anche tu, Paz, dai, andiamo ragazzi, si va. A cantare e a ballare. Molto bene. Così, forza, cantiamo. Avvocato, la smetta di girarci intorno e mi dica cos'è questa cosa che non devo sapere, perché Malala si sarà raccomandata per questo. Ha sentito, no? Male, signora, noi non abbiamo mai nemmeno... Avvocato, io sarò un po' sorda, ma lei è un truffatore che è d'accordo con mia nuora, perché io non incontri mio nipote. Non è così, signora, le sto dicendo la verità, glielo giuro. Stiamo seguendo le sue tracce in Thailandia. Aspetti, come si chiama mio nipote? Diego Alberto. Alberto, come mio figlio. E Alberto l'ha riconosciuto? No, per questo è il cognome di sua madre, Jimenez. Diego Alberto Jimenez, carino. E quanti anni ha? Circa 22 anni. Ah, è un po' più grande di Sofia. Ora mi è chiaro perché Malala si è rimasta incinta. Ma certo, se lei non voleva avere altri figli era per trattenere il mio Albertino, chiaro? Signora, mi scusi, ma questo discorso non mi interessa. Io mi dedico alle indagini e queste stanno diventando molto complicate e molto costose. Va bene. Allora quanto devo pagare perché vadano a buon fine queste indagini? 10.000 pesos. D'accordo, un secondo. Prego. La prossima volta torni con buone notizie, signora, perché sennò terminerai i suoi giorni in carcere. Con permesso. Flor, tuo padre non ha la pasta del delinquente. Non so, è uno stupido. Si è lasciato incastrare pensando di guadagnare più facilmente, ma faceva tutto solo perché tu stessi meglio. Perché io stessi meglio? Sai come sarei stata meglio io se fosse restato con me? In quel caso sarei stata sicuramente meglio. Sì. Tutto qui, zio. Hai ragione. Dimmelo perché me lo chiederà. Riuscirai a perdonarlo? Se io lo posso perdonare? Mm-hmm. Non lo so, forse sì. Chi lo sa? Però è orribile quello che mi ha fatto. Mi ha mentito. E lo sai qual è la cosa peggiore? Per me è già orribile che ti mentano, ma che ti menta tuo papà. Che sia tuo padre a mentire. Flor, lui non... Lui cosa? Lui niente. Non mi importa più. Io devo andare a lavorare. Non voglio sentire altro. Perdonami, zio. Io non ce l'ho con te. Ce l'ho con papà. Ah, piccola Flor. Se sapessi che terribile bugia nasconde Edoardo. Flor. Florencia. Che cos'hai agli occhi lucidi? Ci ho messo cera da mobili perché sembrino più belli. Va bene? Florencia, per favore, non mi trattare così. Hai potuto risolvere le cose con tuo
è un problema personale ed è mio, quindi si faccia i fatti suoi, d'accordo? Non mi trattare così, te lo sto chiedendo perché voglio sapere se stai bene. No, no, è un problema mio e non tesoro, deve... Tesoro, per favore non ti muovere da qua perché sta arrivando Rick Champagne. E chi è? Il wedding planner. Che canale è? Io non lo guardo. Deve essere lui! Fermi tutti! Apro io! Fatevi belli! Hello, eccomi qua! Che nessuno mi dica niente! Tu sei la fidanzata che si sposerà con l'erede d'oro del trono, no? No! Io sono la sposa, lei è la... Cameriera! Ah, però, adoro questo look così domestica, relax. Amore mio, mi potresti portare un drinks on the rocks? Ma certo, ora lo vedo senza gli occhiali. Delphi! Però sono esterrefatto, sono esterrefatto. Una dea, una regina etrusca, egizia, una peregina. Senti, vorrei dire tanto per cominciare che vorrei che la nostra relazione così oltrepassasse i meramente commerciali, in modo che tutto fluisca più glamurosamente, tipo yin yang, mi capisci? Oh, lo sposo! Sì! Come va? Come va, piacere, Federico. Divino, eh? Un re leone, senza dubbio. Peccato che sia arrivato tanto tardi nella tua vita. Santo cielo, se il freezer non si è scongelato, con questo è confermato, è un iceberg. Non avrei mai immaginato che avrebbe spillato una sola moneta alla vecchia saldiva. Lei mi sottovaluta, Malala. No, santo cielo, ho sempre saputo che dietro a questi occhi chiari e un po' spenti avevamo una mente così brillante. Dov'è il resto? Me lo dia. Qui c'è tutto, ma devi tenere in conto che mi è costato denaro, sforzo, contatti. Oh, Saldivar, non mi faccia delle storie adesso, santo cielo. Lei sa molto bene che quando terminerà tutto questo sarà un uomo molto ricco. Sì, però... Quello che le ho prestato per il suo affare è a parte, d'accordo? Di cosa mi parla? Del prestito. Io le sto parlando di una fortuna. E lei mi sta parlando di un prestito? Ma mi faccia il favore di alzarsi dal mio letto! Che cosa ci fa? Ma signora, se ne vada da qua immediatamente! Non mi piace la gente mediocre, che non ha visione del futuro! Esca dalla mia stanza! Esca dalla mia villa! Esca dalla mia vita! Esca! Vediamo dove posso mettere questo perché non lo veda nessuno. Qua. Ok, tenetela pronta che passo io a prenderla. Allora? Fatto, è tutto a posto. Dammi un abbraccio. Che fenomeno, Mattias. No, ascoltami, io ti chiedo di fare attenzione che non venga a saperlo Federico, perché uccide te e uccide me. È una questione delicata. Ma non delicata. Mi conosci bene. Se ti dico che starò attento. Ok, ok. Non hai freddo? Vuoi sì, che ti presti un maglione o qualcosa? Ma avevo la... Tu ho messo la giacca. La giacca. Sarei tenuta Paloma. Paloma? Sì. Chi è Paloma? Stai beccando in qualche nido? Chi è Paloma? No, raccontami. No, Paloma è una chi ragazza è? Non vedente che ho accompagnato a casa. Non vedente? Ma cosa hai capito? Ho ragione, chiaro, non ti vede, non vede. Ciao ragazzi, come stai tu? Bene? Bene. Sì, intero. Te lo chiedevo per Flora e quell'idiota di Federico. Non dire così di tuo fratello, perché non sta bene. Tu come stai? Non stiamo parlando di me. Va bene, ho capito, me ne vado. E tu chiamami se vuoi. Grazie, Maya. Se mai ti chiamo. Ciao. Bene. Vieni, che voglio parlare con te. Perché non ci pensi un po' e non torni a casa tua? No, Federico non sta affatto bene. Non mi importa che non stia bene, non mi importa. Come non ti importa, Franco? È tuo fratello. Beh, ho bisogno di tempo, Mattias. Sono arrabbiato, devo aspettare che mi passi un po'. D'accordo, va bene, ti capisco. A me succede lo stesso, non mi posso levare dalla testa Maya e sono come frastornato. Senti, fai attenzione con quella questione di prima, sì. Eh? Sì. Tutto a posto, non ti preoccupare, ciao. Franco, devo provare con le ragazze oggi, ti dispiace se... Non c'è problema, fate pure, io devo fare altre cose. Grazie. Dove vai? È una sorpresa. Posso chiederti un favore? Sì. Non far uscire Nata, che non esca dal capannone, sì, d'accordo? Sì. Grazie per i fiori. Prego. Oh, bene, pare proprio che i nonnini abbiano sciolto le redini, eh? Oh, lei non cioticare, prego, Fräulein. Né redini, né nonnini, né niente, capito bene? Intendere intendo, certo che sì. Ma tenere chiusa questo boccuccio ha un prezzo. Ci vuole ricattare. Ma non prova vergogna? No, non provo vergogna. Vi voglio ricattare, però non per denaro.
mi devi preparare, caro. Non mi voglio mangiare lui. Preparami una crostata di frutta e con questo siamo a posto. E ci voglio anche le pesche, hai capito? Ci conti su questo. Bene. E che gli posso dare da bere al tipo che è venuto a organizzare il matrimonio di Federico? Veleno no, perché poverino non ha nessuna colpa. Lasciati sapere, va bene. È una cosa importante da dirti. Che è successo? Cerca tra i documenti di Malala, perché sono sicura che nasconde qualcosa di mia nipote, sì. Hai visto che avevo un'auto da corsa? Sì, è incredibile. Ti piace? Sì. Di chi è questa macchina? È l'auto da corsa della mia famiglia. Tu non mi credevi e io ce l'avevo. Un giorno, se vuoi, andiamo all'autodromo e la mettiamo a punto. Aspetta, dai. Ma Federico sa che l'hai tolta dal garage? No, non lo sa, non gli dire niente. Va bene. Comunque devo andare dal meccanico, perché da molto che non la usiamo. Ehi, Franco, ti posso accompagnare dal meccanico? Però ci sarà un mucchio di tempo da aspettare lì, ti annoierai, no? Ma che succede? Sì, ragazze, perché non andate a provare? Sì, ti farà bene, andiamo a provare. Dai, cantiamo, che abbiamo poco tempo. Clara, andiamo. Mi vuoi accompagnare? Dal tuo meccanico? Dove ti va? Va bene. Andiamo. Dai. Cosa ci fa questo qua? Cosa stavano nascondendo a Nilda? No, non mi fate così, chiedo che stiate tutte tranquille. Quando Rick organizza qualcosa, tutta Buenos Aires dice Rick ne ha fatta una delle sue. Quello che faccio io è top del tutto totale. Voglio che non vi preoccupiate per il vostro abito, per il vostro trucco, per il vostro cappa di Shantung di seta naturale, 20 metri entrando, volando in chiesa come una pazza. Amore mio, dobbiamo occuparci della pettinatura, niente tratti duri, Il video è terribile, prima di tutto ingrassa 38 kg. No, avevo pensato, 3 telecamere e una aerea da un elicottero per quando entri in chiesa. Scusate, io avevo pensato a qualcosa di più. Delfine? Qualcosa di più austero, qualcosa... Zitto, Federico, lascialo mandare, lei sa cosa dice. Va bene, ok. Rick fa tutto al massimo, se no andate al bar dell'angolo. Ecco quello che ha chiesto Fräulein Bebota. Ecco qua, già. Stai tranquilla, piccola, perché 10.000 pesos già lì ho. Bene. Scusate, è successo qualcosa a voi due? Nein, mein Herr. Siete bene? Noi stiamo benissimo. Perché, signore? No, niente, Bene, Cristina, andiamo. Sì, andiamo. Ah, che meraviglia, il personale della casa si nota che vanno da carna. Sì, proprio per questo è strano. Federico, per favore, stiamo parlando del nostro matrimonio. Che ti importa delle sciocchezze del personale? Per favore, che se la vedano loro. Certo, chiaro. Allora, tu che ami le macchine, cosa ne pensi? È incredibile. È uguale a te. Non andare su quella strada che vai a sbattere con quel tuo bel nasino all'insù. Beh, dipende, perché se il muro è la tua boccuccia preferisco schiantarmi a 1000 km/h. Sei più rapido dell'auto, Franco, frena un po'. Ma qual è il problema? Chi ci può trattenere ora? Se stiamo uniti. Un fidanzato, per esempio. Ah, sei fidanzata? Sì. Povero il mio orsetto, mi sento in colpa. Sì, io provo la stessa cosa. Mi si spezza il cuore. Qui dormono Martin con Thomas e con Dominique. Non ci posso credere. E quindi dormi in camera con quelli? Dimmi, dormite nella stessa culla o potete già dormire in culle differenti? Che stupido. Martin, ridi, è una battuta. Non è una battuta. Solo i poppanti dormono come voi. Devo andare, si fa tardi per andare a ballare. Aspetta, Ezechiele, ti lasciano andare a ballare? Ovvio, non mi perdo una sola mattinée. Io vorrei andarci tanto. Quando vuoi mi avvisi e ti ci porto. Sì. Aspetta, non dimenticare che pazza è la mia ragazza, va bene? E chi se lo scorda? Ma se continui così non sarà la tua ragazza per molto. Aspetta, Ezechiele, vengo con te. Anch'io, aspetta. Allora, hai trovato qualcosa? Che c'è, parla! Che... no, non ho trovato niente. Beh, seguita a cercare. Perché io sono sicura che qualcosa mi nascondono, vai! Sì, vado. Che cosa faccio? Non posso dirle la verità. Alla fine tante storie perché mio padre mi ha mentito e io faccio lo stesso.
Hai visto, abboccato? Il piccolo cardo l'ha letto. Ai, 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 spero che quando dirà la vecchia che il piccolo nipotino è morto, lei anche se ne muoia di dolore. Sai che sei la promoter perfetta, tu? Sei come un bonbon, dolce e tenero. No, non provare a fare romantico. Continuiamo ad essere spensierati. Che vuole quello? Chi? Quell'idiota che sta lì, vedi come guarda. No, quell'idiota è il mio ragazzo, l'orso. Quello è l'orso! Avevo pensato a delle tovaglie egiziane, dei tappeti, no, della Tanzania. Sì, ma che ti piacciono? Sì, devo chiederle un favore, ho bisogno di uscire per parlare con una persona. Le tovaglie erano in stile, sì, etnico, certo, ma anche molto, tu stai bene? Raffinate. I tappeti, benissimo, della Tanzania invece originali, non so che cosa fare, con un odore terribile, e non ti posso aiutare. Tutte quelle maschere intagliate, no, che orrore da incubo. Molto meglio un trionfo di fiori tropicali in un letto di ninfe giganti. Vita mia, sì, amore, sai che Enrico vuole un altro tè alla cannella e non so dove è, ma quella cicciona non si trova, te ne puoi occupare. Enrico, com'è difficile avere classe, è così. No, non ti merito, sei così buono. No, tesoro, non fare così. Non lo merito. Si può sapere cosa significa questo? Mi avvisate appena Franco riporta l'auto, ok? No, non Federico, chiama me. Me, ok? Grazie. Ciao. Paloma, che bello vederti. Io non posso dire lo stesso, comunque. Perdonami, va, scusami, tutto bene, non ci ho permesso? Pensato. Sì, entra. Sei tornata, brava. Sì, sono venuta a restituirti la giacca. La verità è che il colore non mi è piaciuto molto. Povera Flor. Aveva tante illusioni. Si era creata un padre ideale. E all'improvviso questa batosta. No, Carlos, bisogna darle tempo. Tempo, tempo. Non credo che le basti una vita per perdonarlo. Se è stato un colpo scoprire del suo passato in prigione, a questo come reagirà? Senti, io... Pensala come vuoi, tu, però io non so, io non credo che le cose non sarà più come prima. Sì, perché lei è molto intelligente, lei ha buoni sentimenti. Quello che ti chiedo, per favore, è di stare molto attento alle parole. Però a te sembra giusto di non dirle niente ora, eh? Io credo che sia meglio dirle tutto d'un colpo, che... Ah, certo, di un colpo. Avete aspettato 20 anni e ora, in un momento, due belle batoste per ammazzarla. Non è necessario affatto che glielo dica tu. Questo gliel'avrebbe dovuto dire il padre. Va bene, avrà paura di non uscire, suppongo. Non lo so, Tetina, a te pare che mi piaccia tutto questo? Direi. Pensi di no. Che mi stia divertendo? Io nemmeno un po'. Le cose sono precipitate, lui non ha saputo come gestirle. Né lui né io. Mm-hmm. Ti giuro che ho appena commesso un errore. Per favore, Carlos, mi fai paura. Cosa hai fatto? Cosa? L'ho raccontato al suo padrone di casa. Che gli hai detto? Ho detto a Federico la cosa più terribile di tutte, che Florencia non è figlia di Edoardo.